quattro giorni di business e promozione per il mondo vitivinicolo, la 51esima edizione di Vinitaly ha chiuso i battenti a Verona facendo registrare cifre da capogiro, 128.000 presenze da 142 nazioni, in crescita l'internazionalità del salone che quest'anno ha visto aumentare top buyers stranieri accreditati che toccano quota 30.200, più 8% rispetto allo scorso anno, sul totale dei 48.000 visitatori esteri. Con più di 4.270 aziende espositrici da 30 paesi, Vinitaly si conferma dunque il più importante salone internazionale per il vino e i distillati, ma anche un momento di riflessione fondamentale per il settore vitivinicolo nazionale ed europeo, come hanno sottolineato la presenza del ministro alle politiche agricole Maurizio Martina, il commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan, i ministri dell'agricoltura di Malta e Polonia ed il viceministro dell'agricoltura russo. Anche quest'anno l'azienda vitivinicola Villa Medoro ha riproposto alla Vinitaly un'iniziativa fortemente legata al territorio, ovvero grandi piatti preparati da chef stellati abbinati ad ottimi vini. Un connubio molto apprezzato ed in grado di esaltare le bontà dei vini dell'azienda teramana, da anni sotto la guida di Federica Morricone. No, anche quest'anno devo dire è un bellissimo Vinitaly, una bellissima manifestazione. Dobbiamo dire che l'Abruzzo cresce sempre più ogni anno, ormai è una realtà, i nostri vini, il Montepulciano e il Pecorino sono dei vini che a livello internazionale sono riconosciuti nella loro grande qualità e il nostro territorio, la nostra regione è riconosciuta come, o comunque la si sta scoprendo ancora sempre maggiormente come un territorio splendido, mare, montagna, ottimi prodotti, vini e ottima gastronomia. Per cui devo dire che bisogna soltanto far conoscere, puntare e sottolineare questo aspetto nel quale io ho creduto da ormai sono 8 anni. È vero, vale la pena sottolinearlo Federica, proprio questo aspetto, questo binomio. Alta cucina con chef stellati, ottimi vini, quali quelli della sua azienda, quindi il successo è garantito. Abbiamo visto un grandissimo movimento quest'anno presso il suo stand. No, io devo dire sì, il movimento c'è stato sempre, cioè sono clienti consolidati, clienti nuovi, ma io ci ho creduto tantissimo, perché io vengo da una zona, la mia azienda proviene da una zona da sempre che è stata considerata come zona poco vocata a causa della presenza, diciamo, nel parco naturale dei Calanchi, a 13 km da Roseto degli Abruzzi, il comune tra Atri e Cellino, nella valle del Vomano. Una zona molto particolare che però è sempre stata considerata una zona molto difficile proprio per la presenza dell'argilla. Quindi la presenza dei Calanchi, la presenza dell'argilla, è una zona molto particolare, un po' impervia, dove si diceva una volta soltanto il grano o il girasole o l'olivo queste erano le tre culture. Invece il Montepulciano e i bianchi hanno un loro perché, una loro maggiore eleganza e nei bianchi una maggiore mineralità, e anche il territorio, questo territorio così difficile da comunicare, ha avuto bisogno, o comunque io ho cercato sin dall'inizio, da 8 anni fa, di unirlo comunque al cibo, vino e cucina, ottima cucina abruzzese, per sottolineare la particolarità, la peculiarità dei miei vini in un territorio così unico e caratteristico. Quest'anno abbiamo Villa Maiella, Peppino Tinari che ha le prese, questo è il terzo giorno, che cucina con 3 menù differenti. Ecco, ricordiamolo, perché è un grande sforzo, anche logistico, organizzativo. Sì, è un grandissimo sforzo, ma la nostra cucina è una cucina così ricca, così bella, così ampia, da abbinare a una gamma di 9 vini che io produco, tra Montepulciano, Pecorino, Passerina e Montonico. Quindi abbiamo cercato nei 3 giorni di trovare gli abbinamenti più particolari, nello stesso tempo di sottolineare dei menù, di evidenziare dei menù che rappresentano la nostra regione e che sono molto molto caratteristiche. Peppino, provincia di Teramo, io sono teramana, streno a teramana, proprio convinta della nostra grandezza della cucina teramana, ha portato le sue pallotte cace ovo per noi teramano è l'agnello con l'uovo che si mangia a Pasqua, ottimo in abbinamento con il Montepulciano, e abbiamo invece quest'anno fatto questo abbinamento col Villa Medoro Montepulciano con le pallotte cace ovo della provincia di Chieti, spiegando la diversità e la ricchezza del nostro territorio, vino e cucina in una cornice mare-montagna unico.
lo chef plurisellato Peppino Tinari del ristorante Villa Maiella. Quest'anno si ripete questa nuova esperienza qui con Villa Medoro al Vinitaly. Intanto partiamo da questi colori, da questi sapori, da questo piatto così fresco, primaverile se vogliamo, però di gran gusto. Allora, abbiamo preparato un vitello marinato al caffè e cumino montano con un'emulsione allo zenzero e una vinaigrette agli agrumi. Quindi troviamo un po' i colori primaverili, la freschezza del piatto e con questa temperatura che sta qui dentro, secondo me con un buon vino bianco è l'ideale per cominciare un pranzo. Peppino, poi vediamo il volto degli ospiti qui presso lo stand di Villa Medoro, tutti volti belli, sorridenti, soddisfatti. Peppino, quando si parla di ottima cucina non si può creare l'abbinamento con buoni vini, grandi vini che possono esaltare i gusti, è d'accordo? Sono d'accordissimo, va sempre pari passo. Una buona cucina, grandi piatti e grandi vini, il terroir si deve esprimere al massimo, quindi dare veramente il piacere a chi prova questi piatti e questi vini qui su a Verona. Peppino Tinari, la cucina abruzzese è splendida, quattro province, un lenzuolo di terra, però esprime, come dire, un caleidoscopio di sapori diverso da una provincia all'altra. Prima di tutto esprimono veramente il territorio, la nostra abruzzesità è importante che questa cucina si differenzia da provincia a provincia, perché chi viene a trovarci deve vedere che è veramente un piccolo fazzoletto di terra, però che trova delle peculiarità e delle particolarità interessanti, quindi dobbiamo veramente porci al mondo solo con semplicità e basta. Nei quattro giorni, oltre agli incontri B2B, si sono tenuti quasi 400 convegni, seminari, incontri di formazione sul mondo del vino. In primo piano, come sempre, il calendario delle degustazioni, più di 250 soltanto quelle organizzate direttamente da Vinitaly. Da indagini di mercato stiamo scoprendo che l'Abruzzo attrae turismo anche legato all'enogastronomia. Assolutamente sì. Villa Medoro c'è un... diciamo, noi abbiamo visitatori da tutto il mondo, clienti dei nostri importatori che ci vengono a trovare e io noto persone che vengono un po' da Hong Kong, dall'Australia, vabbè, dai classici Stati Uniti, molti dall'Asia, dal Vietnam, dall'Indonesia, che rimangono sbalorditi dalla peculiarità e la caratteristica del nostro territorio e soprattutto ritrovano un filo conduttore tra i nostri vini e la cucina, grande espressività, materie prime eccezionali in una cornice che trovano incontaminata. Federica, parlavi di un territorio unico, difficile se vogliamo da gestire, che però dà a questi vini un carattere, dei sapori, dei toni di gusto davvero particolari. Sì, io è difficile trasmetterli attraverso la telecamera, ma proviamoci. Sì, infatti è difficilissimo, soprattutto noi produttori di vino parliamo e raccontiamo e poi la nostra prova del nome spesso è nella degustazione, il calice, ma qui è un po' impossibile farlo, quindi cercherò. La peculiarità dei vini di Villa Medoro è appunto questa argilla, questo territorio, questa argilla che nei vini bianchi caratterizza i vini bianchi rendendoli maggiormente minerali. La povertà del terreno impedisce che il pecorino, la passerina e il trebbiano siano ricchissime, ma siano più sapidi. Questa nota di freschezza data dall'acidità, che è molto spinta e molto elevata, sono il segno distintivo dei vini bianchi di Villa Medoro. Poi io ho riscoperto una che è una tradizione o comunque un vitigno tipico della provincia di Teramo, nei comuni di Bisenti, Montefino, di Cellino, che è il Montonico, che è un vecchio autoctono tipico di questi tre comuni e di questa parte della provincia di Teramo, in poche bottiglie, perché il vigneto è piccolo, è un vecchio vigneto piccolo, ma che noi stiamo, diciamo, spingendo tantissimo perché è la caratteristica del nostro territorio. Territorio che anche nel Montepulciano lascia la sua grandissima impronta. Il Montepulciano perde questa eccessiva tannicità, questa ruvidezza, questa abbondanza a favore di una maggiore eleganza, di un maggiore frutto, quindi una maggiore piacevolezza. Anche nel nostro colline teramane, nell'Adrano, che è il nostro, diciamo, il nostro clou, la nostra selezione, senza però dimenticare il vino al quale io sono sempre molto affezionata, caro Fabio, perché è il vino che ha fatto un po' conoscere Villa Medoro nel mondo. Il Villa Medoro che noi chiamiamo in casa entry level, il base, il primo tre bicchieri nel 2006,
il vino che ha cambiato un po', diciamo, la storia e i connotati ai vini base abruzzesi, che è un vino proprio figlio di questo territorio povero, che ha fatto parlare di sé e che nell'annata 2008 addirittura fu stato per il Gambero Rosso tra i 32 migliori vini in quell'edizione. Un piccolo prodotto che si è scontrato con i grandi vini di tutta Italia, che i toscani, i piemontesi, che per noi sono i veneti, che sono i mostri sacri o comunque i grandi vini italiani. Sicuramente il nostro territorio ha dato un'impronta grandissima, ma sono fortunata perché il vitigno che abbiamo, che lavoriamo in Abruzzo, che abbiamo, è un grandissimo vino, che è il Montepulciano d'Abruzzo. Federica, grande attenzione alla ricerca, alla qualità che si dimostra proprio in questi vini. Io, guarda Fabio, negli anni 90 non esistevo neppure, ero ancora all'università che studiavo. Nel 2000 ho iniziato la mia avventura, ma mio nonno negli anni 90 ha iniziato questo percorso di conversione dai vecchi tendoni con i vecchi tendoni in un rapporto di qualità, abbassando le rese. La qualità oggi in Abruzzo è un comune denominatore, cioè la nostra regione è cresciuta tantissimo qualitativamente. Noi produttori stiamo lavorando tantissimo sul nostro territorio, perché il nostro obiettivo è, fra qualche anno, mi auguro presto, perché noi abbiamo un po' bruciato le tappe, noi abruzzesi abbiamo recuperato, abbiamo avanzato nella scala e oggi ci siamo imposti come grande qualità. E una qualità che è un comune denominatore, noi produttori stiamo lavorando a che un domani nelle carte di vini in tutto il mondo non ci siano soltanto due o tre Baroli a seconda della differenza della zona di provenienza, ma anche due o tre Montepulciano d'Abruzzo. Perché no? Perché il Montepulciano non è tutto uguale, a seconda delle zone di produzione si esprime in maniera completamente differente. Villa Medoro ne è una riprova. La qualità ormai io penso che sia un comune denominatore. Parlare di qualità in Abruzzo dal punto di vista agronomico e dal punto di vista enologico all'interno di cantina ormai è un dato di fatto. Io, relativamente giovane, sono un'azienda giovane, se mi interfaccio con i grandi e storici produttori, soprattutto presenti in provincia di Teramo, però questo è il mio 18° Vinitaly. Quindi devo dire. Siamo diventati maggiorenni. Quest'anno siamo diventati maggiorenni, sì. Facendo i conti, proprio ieri con alcuni clienti, ricordando le prime volte che ci eravamo incontrati, ho fatto i conti e ho detto: quanti vini te l'hai fatto? Ho detto: sono diventata maggiorenne, Villa Medoro è diventata maggiorenne. Un 2017 iniziato con il piede giusto, malgrado le emergenze che abbiamo avuto in Abruzzo, che soprattutto nel Teramano si sono fatte sentire, però adesso si spera in qualcosa di positivo sicuramente. Sì, è stato un inizio di anno abbastanza freddo e ci ha provati abbastanza. Ma noi produttori, Fabio, siamo abituati a combattere con l'intemperie e siamo abituati a confrontarci con quelle che sono le difficoltà delle annate. Il risvolto, comunque, la parte successiva dell'anno, in questi mesi, devo dire che siamo molto contenti, perché un 2017 è veramente, veramente interessante. Cerchiamo di lasciarci alle spalle purtroppo la sciagura che ci ha colpito, che sicuramente non ci ha fatto una buona pubblicità in tutto il mondo. Troviamo la parte positiva, chi non conosceva l'Abruzzo adesso magari sa dov'è, e che ci siamo lasciati alle spalle questo evento negativo, e con la nostra positività e con la nostra forza e tenacia cerchiamo di far ricordare e cambiare questo ricordo in qualcosa di molto positivo e far visitare il nostro Abruzzo, bere Montepulciano, bere Pecorino e assaggiare la nostra splendida cucina.